Benvenuti a questa edizione del telegiornale su Tris, sul canale 172. Anche oggi la pagina d'apertura è dedicata al Covid, quindi ai nuovi contagi, alla curva epidemiologica che continua ad essere altalenante in Sicilia. Ieri sera infatti in aumento i nuovi positivi, invece diminuiscono in provincia di Siracusa. La regione intanto potenzia la rete ospedaliera. I particolari nel servizio d'apertura. Continua a fare sali e scendi la curva epidemiologica in Sicilia. Di nuovo in aumento i nuovi positivi al Covid-19 e il numero dei ricoveri negli ospedali. Il bollettino di ieri sera del Ministero della Salute riportava 1.123 nuovi contagi, 248 in più rispetto al giorno precedente. Incrementano anche i ricoveri, 39 in più. In diminuzione però le persone in terapia intensiva, 11 in meno rispetto al giorno prima. Il dato dei guariti è pari a 549 persone, 10 sono i decessi, stesso numero da due giorni. I tamponi molecolari processati sono stati 7.405, quelli rapidi sono stati 7.011. Calano i nuovi positivi invece in provincia di Siracusa, 14 in meno. Per quanto riguarda le città metropolitane, sono più che raddoppiati a Palermo, che passa da 246 a 508 nuovi contagi. Il lieve aumento i nuovi contagiati di Catania e Messina. Questo comunque il report dei nuovi positivi nelle province siciliane: 14 ad Agrigento, 96 a Caltanissetta, 221 a Catania, 24 a Enna, 87 a Messina, 508 a Palermo, 68 a Ragusa, 79 a Siracusa, 26 a Trapani. Continua intanto l'attività di potenziamento della rete ospedaliera in Sicilia. L'ingegnere Tuccio D'Urso, soggetto attuatore del Presidente della Regione per l'emergenza Covid in Sicilia, ha infatti firmato i decreti che danno il via libera a tre importanti interventi nel quadro dei 79 previsti dal piano regionale. Diventano così 33 le opere attualmente in esecuzione. In particolare ad Acireale iniziano i lavori delle terapie semi-intensive all'ospedale Santa Marta e Santa Venera. Si realizzeranno 8 posti di terapia subintensiva collegati all'ampliamento del pronto soccorso e alla nuova TAC. In fase di realizzazione a Messina, 16 posti di terapia intensiva al Policlinico Gaetano Martino. Intervento altrettanto importante quello che sarà effettuato all'ospedale Umberto I di Siracusa, dove sarà realizzato un nuovo padiglione contenente il pronto soccorso per le malattie infettive e un reparto con 18 posti di terapia intensiva. I tre cantieri non avranno una durata superiore ai 100 giorni. Andiamo a Priolo adesso per lo screening Covid-19 al Cerica di Priolo. Fino alle 13 di oggi sono stati effettuati tamponi gratuiti con il metodo drive-in, un'iniziativa a tutela della salute della popolazione organizzata in collaborazione con il responsabile del coordinamento Covid dell'ASP di Siracusa, il dottor Ugo Mazzilli, a coadiuvare il personale dell'azienda sanitaria, la protezione civile comunale e la polizia municipale. In caso di positività è prevista l'esecuzione del tampone molecolare e su 340 tamponi effettuati 6 sono risultati positivi. Restiamo a Priolo, ma cambiamo argomento perché è andata in scena questa mattina la protesta dei lavoratori del centro immigrati. Vediamo il servizio. Stato di agitazione dei lavoratori del centro di accoglienza di via Prati a Priolo. È stato indetto dagli operatori sociali per il mancato pagamento degli ultimi 10 stipendi ai 30 dipendenti del centro. Il centro appunto è gestito dalla cooperativa Freedom e da qualche mese da officine sociali. In maniera spontanea tutti i lavoratori del centro accoglienza Freedom di Priolo Gargallo sono in sciopero permanente per protestare contro il mancato emolumento degli stipendi da luglio del 2020 ad oggi. Ciò a causa del mancato pagamento delle fatture da parte della prefettura nei confronti della cooperativa che gestisce il centro. Già da dicembre dello scorso anno questi lavoratori sono in stato di agitazione, annunciato formalmente dalla CISL, che è il sindacato a cui tutti i lavoratori sono iscritti, siamo iscritti, e da allora non è cambiato nulla. C'è stato un rimpallo da parte della prefettura di annunci su annunci di pagamento delle fatture, ma ad oggi non è accaduto nulla. L'ultimo, diciamo così, risale a due settimane fa, quando la CISL, a seguito di un incontro proprio con noi lavoratori, aveva annunciato formalmente
l'avvio di un sit-in di protesta davanti la prefettura, sit-in che poi fu ritirato perché qualche ora dopo i vertici della prefettura chiamarono proprio la rappresentante sindacale chiedendo, annunciando anzi che da lì a poche ore, 24-48 ore massimo, le fatture sarebbero state pagate alla cooperativa. E purtroppo invece sono già passati oltre 10 giorni e questo non è accaduto. Questi lavoratori siamo ormai fermi nelle nostre posizioni. Quello che chiediamo è che ci vengano pagati tutti gli stipendi arretrati. E a proposito di immigrati, parliamo del villaggio per lavoratori immigrati di Cassibile Fontane Bianche. Giovedì ancora un incontro tra componenti del comitato per programmare altre azioni contro il costruendo villaggio. Vediamo. Il comitato dei cittadini che hanno firmato la petizione popolare contro il costruendo villaggio per extracomunitari a Cassibile Fontane Bianche si riunirà giovedì 22 aprile per decidere ancora altre iniziative di protesta contro l'annuncio dell'imminente apertura del centro. Intanto Paolo Romano, ex presidente della circoscrizione Cassibile Fontane Bianche, nonché promotore della petizione contro la costruzione del villaggio, sottolinea alcuni aspetti, come ad esempio i continui cambiamenti dell'amministrazione comunale siracusana sulla destinazione d'uso dello spazio scelto per la costruzione degli alloggi per i lavoratori extracomunitari. Siamo veramente alla follia e al ridicolo istituzionale, dice così Paolo Romano. Riguardo al villaggio per extracomunitari di Cassibile, l'amministrazione è passata da villaggio per extracomunitari a area di protezione civile, area per barbecue per i residenti e adesso, dulcis in fundo, a ostello per extracomunitari. Siamo veramente arrivati alla pazzia istituzionale, alla follia pura. Stiamo parlando di un'area intanto di PRG, di piano regolatore, destinata a impianto di depurazione e dove in quest'area non si possono realizzare costruzioni o destinazioni di questa tenore che abbiamo detto. Quindi siamo di fronte ad una costruzione abusiva e ci auguriamo che presto, ecco, venga posto fine a questo scempio, a questo danno nei confronti dei residenti e degli stessi extracomunitari. Occupiamoci di lavori adesso perché partono quelli relativi all'ex albergo scuola di via Francesco Crispi a Siracusa, finanziati nella scorsa legislatura regionale. Partono i lavori di ristrutturazione dell'ex albergo scuola di via Crispi a Corso Umberto. Lavori che sono stati finanziati dalla Regione Siciliana nella scorsa legislatura. Il palazzo è di proprietà dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Siracusa. L'edificio è interessato a una serie di interventi di recupero e di riqualificazione su un progetto di oltre 10 milioni di euro presentato dall'IACP e di cui una prima tranche è stata ammessa a finanziamento regionale e prevede la realizzazione di alloggi di social housing nei piani superiori e servizi diretti al territorio in quelli inferiori. Con l'avvio del cantiere si pone la parola fine ad anni di degrado del palazzo e dell'intera zona che si affaccia sulla stazione centrale e sul terminal dei bus urbani ed extraurbani e che quindi è il primo impatto per i turisti e i visitatori in città. Una loggia esprime l'ex parlamentare regionale Enzo Vinciullo, che ha seguito l'iter del progetto del finanziamento pubblico all'ARS, ai tecnici dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Siracusa che hanno creduto nel progetto e lo hanno sostenuto con particolare attenzione, scrupolo e dedizione. Finalmente, dice Vinciullo, dopo anni di incuria e di abbandono, l'ex albergo scuola tornerà in vita rendendo più dignitoso l'ingresso alla città di Siracusa, ma soprattutto ospitando soggetti fragili, rappresentanti delle forze dell'ordine, oltre che un front office per tutti i cittadini che oggi sostano all'acqua e al vento. Flash mob oggi pomeriggio a partire dalle 15.30 al Parco Robinson di Siracusa, lo animano gli associati di Cannabis Cura Social Sicilia per sostenere la proposta di legge per rendere le cure più accessibili appunto attraverso la cannabis.
Sarà presentato questa sera alla Camera dei Deputati la proposta di legge sulla regolamentazione della cannabis terapeutica. Fra i firmatari della proposta, i parlamentari Vittorio Sgarbi, Nicola Frantoianni, Caterina Licatini e Michele Sodano, che è il promotore dell'iniziativa e primo firmatario. L'associazione Cannabis Cura Sicilia Social Club sarà presente insieme con altre organizzazioni per sostenere la legge sulla regolamentazione della cannabis libera del manifesto collettivo. Florinda Vitale, siracusana e vicepresidente dell'associazione, ha scritto tra gli altri al Presidente della Repubblica Mattarella, al Premier Draghi e al Presidente della Regione Siciliana Musumeci per esporre la sua esperienza, quella del suo compagno e quella di tante altre persone affette da sclerosi multipla che hanno trovato beneficio nella pianta della cannabis per scopo terapeutico. Le leggi attuali, dice Florinda Vitali, garantiscono cannabis terapeutica. In realtà gli aventi diritto però non riescono a ottenerla se non pagando prezzi spropositati, spesso irraggiungibili, che inducono i pazienti a rivolgersi al mercato nero. L'associazione chiede quindi di cambiare la legge che consenta alle figure altamente specializzate e dotate di tecnologia avanzata di produrre la pianta. La legge, spiega Vitale, definisce cannabis medica solo quella prodotta da alcuni stabilimenti autorizzati a produrla. In pratica lo Stato dà l'esclusiva per la produzione solo allo stabilimento farmaceutico militare di Firenze. L'associazione Cannabis Cura Sicilia Social Club, con sede a Siracusa, si schiera quindi a favore della proposta di legge 2813 e sostiene la necessità di migliorare l'accesso e la reperibilità della cannabis e dei prodotti derivati ad uso esclusivo dei pazienti. La necessità, inoltre, di disciplinare la coltivazione, l'uso e il commercio della cannabis. In buona sostanza, viene chiesto al mondo della politica che le associazioni e le aziende siano autorizzate a produrre cannabis certificata ai fini di un ritorno in termini di evoluzione della ricerca. Una bella notizia, fuori pericolo Francesco Ardita, il siracusano che l'8 aprile è stato trasferito all'ISMET di Palermo a causa di una grave forma di miocardite. È ritornato a Siracusa a Francesco Ardita, il siracusano che ha lottato fra la vita e la morte a causa di una grave forma di miocardite che lo ha afflitto nelle ultime settimane. Ardita era stato trasportato l'8 aprile con l'elisoccorso all'ISMET di Palermo, l'Istituto Superiore Meridionale per i Trapianti, per essere tenuto sotto osservazione dai medici specialisti che lo hanno curato con l'utilizzo di strumentazione tecnologica d'avanguardia. L'uomo, che è fratello di Eligia Ardita, la sfortunata infermiera vittima del 2015 dei femminicidio, ha accusato alla fine di febbraio i primi sintomi legati a un'insufficienza respiratoria associata a frequente tosse. Secondo quanto sostenuto alla famiglia, il medico di base gli avrebbe diagnosticato una bronchite asmatica, poi non confermata da un esame strumentale a cui il paziente è stato sottoposto. Anziché migliorare, il quadro clinico di Francesco è peggiorato e il 26 marzo è stato consigliato di cambiare terapia, ma il giorno dopo, persistendo i problemi respiratori, Francesco è stato trasportato al pronto soccorso all'Umberto I, il controllo medico e poi la fatale nuova diagnosi di miocardite, un'infezione virale del muscolo cardiaco provocato da qualche virus. Il paziente è stato ricoverato in terapia intensiva, mentre ogni giorno che passava si rendeva urgente e necessario il trasferimento di Francesco in un istituto specializzato, come consigliato da alcuni medici dello stesso ospedale siracusano. Dopo 12 giorni di ricovero all'ISMET, il quadro clinico è decisamente migliorato e oggi Francesco è stato riportato al reparto di cardiologia dell'Umberto I per essere sottoposto di nuovo alle cure del primario Contarini, che aveva consigliato il trasferimento a Palermo. Ci fermiamo adesso, linea alla regia per i consigli, poi torniamo con le altre notizie. A tra poco. Sono qui a presentarvi il nuovo centro di riabilitazione a Siracusa. Si occuperà di fisioterapia, di fisiatria, sia in ambito diagnostico che anche dal punto di vista terapeutico. E ci occuperemo di medicina manuale e di osteopatia, con la possibilità di effettuare dei trattamenti specifici sia privati e in futura convenzione, appunto, per la popolazione di Siracusa e della zona limitrofa. Ci occuperemo del paziente dalla parte gestionale, dalla parte diagnostica,
diagnostica, così come nella fase pre e post chirurgica dell'eventuale successivo intervento. Ci occuperemo anche della parte conservativa, quindi la terapia fisica manuale classica e la terapia fisica strumentale. Casa di cura Clinica Villa Rizzo, via Sebastiano Agati Siracusa, info 0931 70 81 11. Toscano non è solo un portale e un'app all'avanguardia per vendere casa. Non è solo un'azienda che da 40 anni garantisce affidabilità e risultati. Toscano è un team di professionisti con una missione: vendere la tua casa. Non affannarti. A vendere casa ci pensa Toscano, il gruppo che fa muovere gli immobili in Italia. Qualità, professionalità e tecnologia sono le caratteristiche che contraddistinguono Physiorem Medical Center, una struttura polidiagnostica con più di 10 anni di esperienza, specializzata in diagnostica radiologica e riabilitazione fisica, che si serve di attrezzature e strumentazioni all'avanguardia. Il sistema di risonanza magnetica OpenMark 5000 rappresenta la nuova generazione di risonanza magnetica a medio campo. Questo sistema combina le elevate prestazioni dell'alto campo con il vantaggio di un'architettura aperta. Questo permette di ridurre sensibilmente la sensazione di ansia del paziente. Dotarci di questo macchinario ci permette di ampliare la domanda di esami diagnostici per quanto riguarda l'osso articolare. Adesso riusciamo a dare anche un'offerta per quanto riguarda la parte neuro. Physiorem Medical Center, la trovi a Siracusa. Eccoci studio, seconda parte del telegiornale che riprendiamo con la cronaca, con il vicequestore aggiunto Rosario Scalisi, che dopo 7 anni alla squadra mobile di Siracusa è stato trasferito a Brescia per ricoprire l'incarico di vice capo della squadra mobile, poi dirige l'istituendo Sisco, che è l'organismo della Polizia di Stato nato con il recente riordino del Dipartimento di Pubblica Sicurezza alle dipendenze del Servizio Centrale Operativo. Il commissario capo Tommaso Pintauro lascia dopo 5 anni la dirigenza dell'ufficio personale della Questura per trasferirsi a quella di Napoli, dove ricoprirà l'incarico di funzionario addetto all'UPGSP. Alla Questura di Siracusa intanto si insediano il commissario capo Giuseppe Arena e il commissario capo Brunella Marziani. Proseguiamo con la cronaca, con l'arresto di un uomo per violenza alla moglie e detenzione di materiale esplosivo. Sono state denunciate inoltre 2 truffatori seriali. Vediamo. I poliziotti intervengono per sedare una lite familiare, ma trovano esplosivi e per questo arrestano un uomo di 35 anni residente a Lentini. Nello specifico, a seguito di una segnalazione pervenuta al numero unico di emergenza da parte della moglie dopo un'accesa lite, la stessa formalizza una denuncia per maltrattamenti in famiglia nei confronti del marito, titolare di portofucile e detentore di armi. Pertanto gli agenti del commissariato procedevano a ritiro cautelare delle armi legalmente detenute dall'uomo. Nel corso delle operazioni, però, all'interno dell'armadio blindato dove erano custodite le armi, riescono a trovare una bomba carta e dei candelotti di esplosivo detenuti illegalmente. Pertanto, in considerazione di quanto sequestrato, l'uomo è stato tratto in arresto e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, posto ai domiciliari in abitazione diversa da quella familiare per l'attivazione del protocollo propedeutico al codice rosso per tutelare la moglie. Gli agenti della squadra mobile hanno denunciato 2 uomini originari di Paternò di 54 e 55 anni per il reato di truffa. In particolare i 2 raggiravano il titolare di una ditta di distribuzione di apparecchiature industriali alla quale consegnavano titoli di pagamento inesigibili e intestati ad altre persone a fronte della consegna di merce del valore di oltre 12.000 euro. Il malcapitato ha riferito alla polizia che circa un mese addietro si era presentato presso la sede della sua ditta
ditta un soggetto sospetto che dichiarava di rappresentare una società di Catania e chiedeva il rilascio di un preventivo per l'acquisto di merce industriale. L'imprenditore, accettata la proposta, ma con già dei dubbi, decideva di rivolgersi alla polizia in quanto nel passato aveva subito una truffa con analoghe modalità. Gli uomini della squadra mobile, pertanto, dopo aver ascoltato il titolare della ditta, hanno avviato gli accertamenti. Gli investigatori, appostati nei pressi del luogo stabilito per lo scambio della merce, hanno identificato gli acquirenti e documentavano i fatti. I soggetti sono stati fermati e perquisiti e sono stati poi trovati in possesso di alcuni assegni in bianco e di timbri relativi a ditte fittizie. Le indagini hanno permesso inoltre di accertare che i truffatori avevano consegnato quale pagamento della merce degli assegni scoperti e riferibili a terze persone. Ci spostiamo a Lentini con la cronaca per il sequestro di 700 litri di gasolio agricolo. È stata denunciata una persona all'operazione della Guardia di Finanza. Rimane alta la soglia di attenzione della Guardia di Finanza per le frodi perpetrate nel settore delle accise. I finanzieri della tenenza di Lentini, nel corso dei servizi predisposti dal Comando Provinciale di Siracusa, mirati al contrasto degli illeciti perpetrati nello specifico comparto, hanno individuato sulla strada 194 del comune di Lentini un furgone Fiat Fiorino, il cui conducente di 45 anni alla vista del posto di controllo rallentava in maniera repentina, tirando così su di sé l'attenzione dei militari. Nel corso dell'ispezione del mezzo veniva rinvenuta una cisterna contenente circa 700 litri di gasolio denaturato destinato all'agricoltura. L'autista del veicolo però non ha fornito alcun tipo di documentazione relativa alla provenienza del prodotto, né tantomeno il cosiddetto libretto UMA in possesso degli operatori agricoli che usufruiscono delle agevolazioni fiscali sul gasolio destinato all'attività produttiva, e il libretto serve proprio a certificare questo. Il veicolo utilizzato per il trasporto e il gasolio agricolo sono stati sottoposti quindi a sequestro penale, mentre il soggetto intento alla guida è stato denunciato alla locale procura della Repubblica per contrabbando di prodotti petroliferi. Il trasgressore rischia adesso una pena che prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni e una multa da 2 a 10 volte l'imposta evasa. Con la cronaca andiamo nel catanese per la sparatoria di Librino, 14 arresti a Catania per la guerra dei clan in strada che avvenne l'8 agosto del 2020. I carabinieri del comando provinciale di Catania stanno eseguendo l'operazione Centuaui, una misura cautelare in carcere messa dal GIP nei confronti di 14 persone indagate a vario titolo di concorso in duplice omicidio, 6 tentati omicidi e porto e detenzione illegale di armi da fuoco in luogo pubblico. A tutti la DDA contesta l'aggravante di aver agito per motivi abietti avvalendosi delle condizioni previste dall'associazione di tipo mafioso al fine di agevolare i clan di appartenenza. Carabinieri! Carabinieri! Abbiamo una sparatoria con 2 persone a terra al viale Grimaldi! Va bene, stiamo andando 2 pattuglie! Al centro dell'inchiesta la sparatoria dell'8 agosto del 2020, quando affiliati ed esponenti di vertice dei clan mafiosi dei Cursoti Milanesi, a bordo di 2 auto e dei Cappello su almeno 14 motoveicoli, si sono scontrati deliberatamente nelle strade del rione di Librino. Il bilancio dello scontro armato fu di 2 morti perso la vita Luciano D'Alessandro e Vincenzo Scalia e di diversi feriti. Già ad agosto dello scorso anno 5 persone furono arrestate per quella sparatoria. Dopo un appuntamento in via della Concordia, uno sciame di moto e scooter iniziò a cercare Cursoti Milanesi, che vengono avvertiti però del movimento e da parte loro si prepararono ad affrontare coloro i quali li stavano cercando senza farsi annunciare. In viale Grimaldi si verifica l'incontro, pistole in pugno, avviene il pandemonio. Luciano D'Alessandro è il primo a cadere, a fianco proprio di Concetto Alessio Bertucci, rimasto sul selciato e poi trasportato in ambulanza in ospedale. A una coscia rimane ferito anche il cursoto Martino Sanfilippo, che secondo le testimonianze raccolte tutte da verificare, potrebbe essere il materiale esecutore dell'omicidio di D'Alessandro e il feritore di Bertucci. Nell'occasione rimaneva ferito anche Luciano Guzzardi, altro personaggio considerato vicino al Can Cappello, nonché Riccardo Pedicone, altro soggetto incline a ritrovarsi nei guai. Ciò mentre non è stato chiarito, almeno al momento, l'identità di chi avrebbe colpito mortalmente Scalia.
Torniamo in provincia di Siracusa con l'ex ministro della pubblica istruzione Lucia Azzolina, che si è recata in visita a Priolo per vedere, appunto, verificare due istituti scolastici. Ecco, onorevole Azzolina, in Sicilia, nella sua terra, oggi in visita in una scuola a Priolo. Che effetto fa? È bello, avevo fatto una promessa al dirigente scolastico quando ero ministro di venire in questa scuola, e le promesse se le fai si mantengono, quindi finalmente ho trovato il tempo per essere qui e sono molto contenta perché è stata una bellissima giornata, anche di educazione civica. Ecco, oggi la scuola sta attraversando momenti difficili, come si potrebbe uscire da questa impasse? Beh, si deve uscire innanzitutto investendo il più possibile sulla scuola. I soldi che si investono sulla scuola non rappresentano una spesa per lo Stato, ma rappresentano appunto un investimento sul futuro di tutti i ragazzi, di tutte le ragazze e di tutto il paese in generale. Quindi più investimenti sicuramente. Ecco, lei ha diretto la pubblica istruzione, il Ministero della Pubblica Istruzione, in momenti difficilissimi. Sì, sono stati momenti difficili. Ho avuto l'onore però di rappresentare la Repubblica Italiana durante un anno complesso per il nostro paese e per il mondo in generale. Ho provato a fare ovviamente del mio meglio, con pregi, con difetti, con cose fatte meglio e altre un po' meno. Comunque sono molto soddisfatta del lavoro fatto. Abbiamo messo 10 miliardi di euro in un anno sulla scuola, e nella provincia di Siracusa le scuole hanno avuto più di 20 milioni di euro tra edilizia scolastica e altro, quindi sono molto contenta. Ed eccoci alla pagina sportiva, che oggi apriamo con la pallanuoto. L'Ortigia affronta nel pomeriggio l'ultimo impegno di Champions League. La sconfitta però di ieri sera contro il Marsiglia chiude le porte alla Final 8. Sfuma il sogno dell'Ortigia di approdare alla Final 8 di Champions League. I biancoverdi perdono contro il Marsiglia pur giocando una buona partita. La prima occasione del match è per Jacopo, ma il suo tiro si stampa sul palo. Il Marsiglia si dimostra più cinico e concretizza le opportunità in superiorità numerica. Nel secondo parziale c'è grande equilibrio, ma i biancoverdi crescono di ritmo e giocano meglio, aggressivi in difesa e rapidi in transizione. A metà gara è 5-4 il risultato per il Marsiglia. La terza frazione si apre con il pareggio dell'Ortigia, siglato da Gallo sul rigore. A quel punto comincia un'altra partita con il ritorno dei francesi, che si portano sull'8-5 negli ultimi 8 minuti, e Vidovic a riportare l'Ortigia a -2. Napolitano poi segna ancora, ma ormai è troppo tardi. A fine partita il commento di mister Stefano Piccardo: la mia squadra ha espresso sicuramente un buon gioco e buona tenuta fisica. Ci siamo portati dietro le scorie di questo ultimo periodo, soprattutto nel primo tempo, quando abbiamo subito lo 0-3 che poi ha fatto la differenza. Abbiamo cominciato male, però negli altri tre tempi ci siamo espressi su un buonissimo livello, dice Piccardo, che fra l'altro se la prende con il sistema delle partite. Purtroppo questa formula Champions è massacrante, recuperare energie non è facile. Cristian Napolitano, rammaricato per il risultato, dice: purtroppo siamo matematicamente fuori perché abbiamo perso questa gara. L'approccio alla partita però è stato uno dei migliori di questi ultimi mesi. Rimane un po' di delusione, ma il percorso lo rifarei tutto. Dalla pallanuoto al calcio, con la consueta carrellata dei gol, iniziamo da quella del campionato di Serie C. Con la già promossa Ternana al riposo, cade l'Avellino nell'anticipo del sabato in casa di una Vibonese che si impone per 2-0. Il vantaggio dei padroni di casa arriva al 19esimo grazie a Pugliese. A tempo scaduto è Tumbarello a siglare il raddoppio in ripartenza. Nel big match di giornata, con lo stesso risultato, il Catanzaro batte il Catania. Succede tutto nella ripresa, con Di Massimo che al 74esimo porta avanti i giallorossi. All'86esimo invece Baldassin a chiudere i giochi dopo una bella giocata personale. Nell'altro prestigioso duello di alta classifica, Bari e Palermo danno vita ad una gara pirotecnica. L'1-0 dei rosanero arriva al 31esimo con il rigore di Floriano. Al 55esimo una gran botta da fuori di Santana sorprende Frattali e regala il doppio vantaggio agli ospiti. Ma il Bari rimonta con la prima rete tra i professionisti di Mercurio al 75esimo. E con Perrotta con un colpo di testa al 90esimo. In zona playoff, preziosa vittoria della Juve Stabia, l'ottava di fila in trasferta per 3-2 nel derby con la Casertana.
Berardocco al settimo porta subito avanti le Vespe. Al 19esimo è già 2-0 con Ballocchia che spinge in rete l'ottimo assist di Orlando. Nella ripresa Cuppone di testa firma l'1-2, ma solo due minuti dopo il solito Marotta ristabilisce le distanze e fa 3-1. A nulla serve il gol dell'infinito Castaldo in mischia al 67esimo. Risale il Teramo che batte 2-0 il Bisceglie. Bombaggi al settimo finalizza una superazione del diavolo con un diagonale chirurgico. La squadra di Paci chiude il match al 51esimo grazie al rigore di Arrigoni. Cade a sorpresa e con l'uomo in più il Foggia. La Paganese passa in Puglia per 1-0 dopo 3 KO di fila. A decidere la sfida il destro secco di Mendicino che all'80esimo fredda Fumagalli dopo un errore della retroguardia rossonera. Il Potenza conquista 3 punti d'oro in chiave salvezza fermando il Monopoli. 1-2 terribile della squadra di Gallo che passa al 21esimo con Gigli e raddoppia solo 3 minuti dopo grazie al bomber Romero. Al 54esimo accorcia dal dischetto Mercadante ma è un gol che dà solo l'illusione di riaprire la contesa. Termina 0-0 la gara tra Virtus Francavilla e Viterbese mentre è stata rinviata a causa Covid Cavese Turris. Ancora tanti gol da vedere insieme, questa volta quelli che riguardano il campionato di Serie D. Nella 27esima giornata di campionato non subisce scossoni l'alta classifica, che fa registrare solo vittorie per le tre compagini impegnate nella lotta promozione. Prova di maturità per la capolista CR Messina, che espugna il Falcone Borsellino di Paternò, nonostante le assenze biancoscudati ribaltano l'iniziale vantaggio di Di Stefano grazie agli acuti di Foggia e Lomasto. Una rimonta che coinvolge anche la Gelbison impegnata nel match contro la Città Novese. Sul sintetico del Giovanni Morra, Viola porta in vantaggio i calabresi. I campani però trovano le reti decisive con la coppia gol Sparacello-Cagliardi. Resta in scia anche l'FC Messina che non fallisce l'appuntamento contro il Biancavilla. Al francoscoglio gara pirotecnica tra reti, legni colpiti e rigori falliti. Apre le marcature Lodi dagli 11 metri mentre Porcaro pareggia i conti sul calcio d'angolo. Ci pensa allora una gran giocata di Alessandro Arena a riportare in vantaggio i giallorossi che chiudono la pratica ancora con Lodi. Con il medesimo punteggio il San Luca si prende 3 punti alla zona playoff. La squadra di Mister Cozza liquida la pratica troina con il rigore di Carbone e la doppietta di Carella. Per gli ennesi assegno Padovani su calcio di rigore. Spostandoci nella zona bassa e calda di graduatorie, Roccella è ancora vivo. I calabresi strappano un punto grazie al 2-2 contro il Città di Sant'Agata. Alle reti di Alagna e Masawood si aggiungono i penalty di Cicirello e Coluccio. Cade invece il Marina di Ragusa, che viene travolto per 3-1 dal Castrovillari. I Lupi del Pollino tornano al successo grazie alla doppietta di Bonanno e alla rete di Lautaro Fernandez. Il gol della bandiera ospite viene siglato da Mistretta su rigore. Non fa punti nemmeno il Rende, che cade per 2-1 al provinciale di Trapani. La doppietta sul calcio di rigore del solito Terranova regala i 3 punti al Dattilo. Di Novello la rete del momentaneo pareggio calabrese. Infine, a chiudere il programma di giornata sono state rinviate causa Covid i match Rotonda Cireale e Polisportiva Santa Maria Licata. Con Sport si conclude questa edizione di Tris Telegiornale, ma come sempre, prima di lasciarci, vediamo insieme che tempo fa. Previsioni per oggi. Al mattino, a nord, bel tempo, con cieli quasi sereni. A sud, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. Nel pomeriggio, a nord, bel tempo, con cieli sereni. A sud, bel tempo, con cieli quasi sereni. Previsioni per domani. Al mattino, a nord, schiarite con transito di velature sparse. A sud, bel tempo, con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, a nord, schiarite con transito di velature sparse. A sud, bel tempo con cieli sereni o velati. Proprio tutto, grazie per la vostra cortese attenzione, arrivederci e risentirci alla prossima edizione.